Buonasera, buonasera, bentrovati. Nuovo appuntamento con l'Abruzzo del Pallone, l'ultimo di questa stagione sportiva che sta volgendo al termine. Alcuni campionati sono già terminati, altri, parliamo di Serie A, però in questo caso termineranno domenica prossima. Per quanto ci riguarda, proprio nell'ultimo turno di Serie B è arrivata la bella notizia della qualificazione del Pescara ai playoff in extremis, grazie alla vittoria con il Livorno. E questa sera parleremo doverosamente soprattutto del Pescara, di questo exploit dei biancazzurri con in panchina Massimo Oddo, vittoria all'ultima giornata per agguantare un settimo posto che permette ai biancazzurri di giocarsi nel primo turno dei playoff. Dunque un pezzo di storia importante, anche un pezzo di promozione importante, perché no, in casa del Perugia, del pescarese Andrea Camplone. Dunque c'è molto da dire su questa partita, si giocherà martedì alle 18:30. Per parlare soprattutto di Pescara non potevo non invitare in studio due amici che il Pescara lo seguono praticamente quotidianamente e da tantissimi anni, e vado a salutare e ringraziare William Carosella. Ciao, grazie William, buonasera. E saluto e ringrazio Bruno Pace. Grazie Bruno. Grazie. Ovviamente William e Bruno erano venerdì scorso sulle tribune dello Stadio Adriatico per seguire questa partita. Prima di entrare nel merito della gara Pescara-Livorno, andiamo a vedere i risultati del campionato di Serie A, non prima di aver ricordato che oggi si sono giocate due gare di Serie D, dei playoff e dei playout. Nei playoff il San Nicolò ha terminato la sua corsa, la formazione di Massimo Epifani è stata sconfitta per 5-1 sul campo del Fano, che aveva concluso la stagione regolare al secondo posto dietro la Maceratese, mentre la Miternina ha ottenuto la salvezza nella gara play-out del comunale di Scoppito, ha pareggiato per 1-1 con il Castelfidardo ai tempi supplementari. Dunque a Miternina salva, che parteciperà anche il prossimo anno al campionato di Serie D, retrocede invece nel campionato di eccellenza marchigiana il Castelfidardo. Ma partiamo con i risultati. Serie A, penultimo turno di campionato, molti dei giochi sono praticamente fatti, vediamo cosa è successo oggi. Cesena-Cagliari 0-1, Chievo-Verona, Atalanta 1-1, Empoli-Sampdoria 1-1, Genoa-Inter 3-2, Juventus-Napoli 3-1, Lazio-Roma, il derby della capitale che si giocherà domani alle 18, questa sera alle 20:45 Milan-Torino, e poi Palermo-Fiorentina 2-3, Parma-Verona 2-2, a Udine, Sassuolo Udinese 1-0. Vediamo la classifica che vede al comando la Juventus, già abbondantemente campione d'Italia, 86 punti, guardate il distacco dalla Roma che ha 67 punti, Lazio 66, Napoli 63, Fiorentina 61, Genoa 59, Sampdoria 55, Inter 52 punti, Torino 51, Milan e Palermo con il Sassuolo hanno 46 punti, poi Hellas Verona 45, Chievo Verona 43, Empoli 42, Udinese 41, Atalanta 37, già retrocesse matematicamente già da diverse settimane, il Cagliari con 31 punti, il Cesena con 24 ed il Parma con 18 punti e 7 di penalizzazione. Serie B, ultima giornata di campionato, abbiamo detto della vittoria del Pescara per 3-0, vediamo gli altri risultati: Avellino-Trapani 1-1, Bari-Brescia 3-2, Catania-Cittadella 2-3, ma credo che questi non siano i risultati, le partite non siano le partite della giornata che ci interessa. C'è un piccolo problema nella grafica, dunque attendiamo qualche secondo per recuperare le gare dell'ultimo turno, ma intanto che facciamo questo, io inizierei subito a parlare di questo 3-0 del Pescara. Ecco qui i risultati dell'ultima giornata: Bologna-Virtus-Lanciano 1-0, Brescia-Avellino 3-2, Carpi-Catania 0-0, Cittadella-Perugia 0-2, Crotone-Virtus-Entella 0-0, Latina-Modena 1-1, Pescara-Livorno 3-0, Spezia-Bari 1-0, Ternana-Varese 2-0, Trapani-Provercelli 2-1, Vicenza-Frosinone 2-1. Vediamo la classifica finale con il Carpi che con il Frosinone sono in Serie A, 81 gli emiliani, 80 punti scusate gli emiliani, 71 i laziali, poi Bologna 68 con il Vicenza, ma il miglior piazzamento è quello del Bologna, almeno secondo questa classifica, ma credo che ci sia un errore perché è il Vicenza terzo in classifica, il Bologna quarto, giusto Bruno, giustamente mi faceva notare questa cosa. Dunque Bologna quarto in classifica, Vicenza terzo, entrambe a 60
68 punti, poi Spezia 67, Perugia 66, Pescara 61. Queste squadre fino al Pescara, ma anche qui c'è un problema nella classifica questa sera, anche il nostro computer nell'ultima puntata fa un po' i capricci, perché il Pescara ha 61 punti, l'Avellino ne ha 59 ed è sopra il Livorno, e l'Avellino è l'ultima squadra che partecipa ai playoff. Il Livorno per differenza reti non entra nei playoff, dunque al di là di questo comunque Pescara e Avellino vanno ai playoff, il Livorno è fuori. Poi Bari 54, Trapani 53, Ternana 51, Virtus Lanciano e Latina 50, Catania Pro Vercelli 49, Crotone 48, Modena Virtus Entella 47, Cittadella 44, Brescia 42, Varese 35. Queste tre squadre retrocedono in Lega Pro. Per quanto riguarda i playoff, si giocheranno due partite, come detto, martedì Perugia-Pescara e poi Spezia-Avellino. Per quanto riguarda i playout, sfida tra Virtus Entella e Modena. Queste le gare che riguardano la seconda fase, poi entreranno in scena nel secondo turno dei playoff Vicenza e Bologna. Come detto, Vicenza terzo in classifica, Bologna, il Bologna di Delio Rossi, quarto in classifica. Detto questo, allora William, è arrivato Oddo in panchina, il Pescara è tornato alla vittoria, ha battuto 3-0 il Livorno, Biancazzurri ai playoff. È semplicistico dire che ci voleva il cambio di panchina per tornare alla vittoria e battere il Livorno, oppure il discorso un po' più complesso e articolato? Ma guarda, intanto era sicuramente una partita importantissima. Scusami, William, consentimi di ricordare, scusami, sì, il numero per mandare i vostri sms: 392-62-37060 per fare considerazioni e domande ai nostri ospiti. Scusami, William. Dopo la sconfitta contro il Varese, sicuramente questa partita ha assunto una importanza notevolissima, per cui i giocatori si sono resi conto di che questo era un appuntamento da non fallire assolutamente, tant'è vero che la squadra ha dimostrato in questa partita tutto il suo valore, che ha dimostrato anche in altre occasioni, però con dei difetti che ci sono costati parecchio, perché io sono sempre più convinto che con una guida tecnica diversa il Pescara, con gli uomini che ha a disposizione, avrebbe dovuto fare un altro campionato, ma veramente di vertice. Tu l'hai sempre detto questo. Sì, l'ho sempre detto, quindi credo di aver avuto anche un po' di ragione. Per quanto riguarda l'avvento di Mister Oddo, sì, certo, qualche cosa si è vista, magari non per sentito dire da tecnici come Bruno Pace, che vede più dei miei occhi da sportivo, da giornalista, così, senza nessuna pretesa di essere allenatore, no. Quindi praticamente c'è stato qualcosa che ha modificato Oddo. Forse l'atteggiamento della squadra, ma anche direi la questione mentale, perché evidentemente Oddo ha lavorato in quei tre giorni in cui ha potuto lavorare sulla questione psicologica, perché è molto importante la squadra, in particolare un giocatore. Io faccio l'esempio del giocatore Pasquato, il quale è fortissimo, è un giocatore forte, molto forte. Beh, per il fatto che magari si è lasciato andare nel mandare a quel paese l'allenatore nella partita contro il Pro Vercelli, praticamente si sentiva sempre sotto esame, perché si era creato una certa conflittualità fra lui e l'allenatore. E invece venerdì ho visto giocare molto più serenamente e ha dimostrato di essere molto bravo. Peraltro c'è da dire che Oddo ha anche avuto il coraggio di non far giocare Brugman. Ecco, che praticamente è un po' anticipato, era la domanda che volevo fare anche a Bruno. Insomma, ci voleva un po' di coraggio. Cioè, arriva Oddo, lascia in panchina un certo Brugman e fa giocare Torreira. Ma William ha detto che si è visto qualcosa. No, si è visto molto in questo. Intanto, vabbè, da sola se n'è andata quella cappa oppressiva, che insomma sicuramente riempiva lo spogliatoio, non solo lo spogliatoio, dovuta purtroppo all'atteggiamento del mister di prima. Però questo ragazzo Oddo intanto si presenta bene,
Beh, ha un bel fisico, un bel ragazzo, parla bene, si muove bene, sa sorridere. È chiaro che anche lui ha vissuto momenti difficili in queste tre giornate, perché, però lui ho visto che ha fatto dei movimenti anche tattici importanti, per esempio, in primis quello è il coraggio di non far giocare Brugman. Lui in conferenza stampa, Bruno, della presentazione, lui di Massimo disse: io credo di aver capito quali sono i maggiori difetti di questa squadra, per cui penso di poter essere agevolato nel mettere a posto queste situazioni. Devo anche credergli, perché ha fatto dei movimenti per i quali la squadra si è espressa bene. Io in tutte le tre dove sono stato ho sempre detto che nel 4-2-3-1 o 4-4-2 la coppia centrale Memusciai e Brugman non andava bene. Sono due Brugman di qualità, l'altro è un allegro cursore che fosse stato disponibile Selasi, avrebbe giocato lo stesso. Io avrei preferito far giocare Selasi, è sempre stato, perché è l'unico che un po' fa l'incontrista, fa il semplice, però lo fa bene, eccetera, e protegge la difesa. E tra l'altro Selasi sarà disponibile per la gara di Perugia, questo quindi. Poi ci penserà Oddo. Ma poi per esempio anche questo gioco, questi scambi tra Pasquato e tra Bjarnason, uno dietro al centravanti, poi l'altro, eccetera, insomma, ha dato una certa idea a questa squadra. E quindi la conferma di quel ragazzo, ti rendi conto se fosse andata male, quanti dubbi, quante cose, come non gioca Brugman in questa squadra? È stato coraggioso comunque, fuori un giocatore. È stato un allenatore che ha scelto di fare quello che pensava, al di là delle pressioni esterne. Evidentemente lui nel guardare le partite del Pescara ha individuato in Brugman anche un problemino, diciamo, no? Sì, ma lui infatti, vabbè, io parlo di un fatto. Anche perché Brugman si è ripreso tantissimo. Noi abbiamo giocato sempre con due punte che sono Pettinari e Meschiorri, con due ali che sono due punte, perché Bjarnason e Politano. Poi in mezzo ci mettiamo pure due giocatori così che non contrastano niente. È chiaro che quando gli altri si rovesciavano dal nostro aereo, la difesa si trovava andata. Comunque una bella partita, io l'ho trovata anche positiva, a parte quei primi un quarto d'ora del secondo tempo c'è stato un po' quel rischio di Livorno quasi inesistente. Livorno inesistente anche per merito del Pescara, ovviamente, e per merito di Panucci, perché è stato tutto il però tempo. Però Bruno, ti faccio una domanda: Panucci è stato un difensore, ora voglio dire, viene a Pescara, aveva due risultati su tre, poteva impostare. L'ha visto il Pescara che in contropiede è micidiale. Noi praticamente abbiamo fatto due gol in contropiede, quindi non lo so se io voglio chiedere però una cosa a Bruno, perché il discorso adesso, il campionato è finito, c'è questa gara con i playoff, però molti si chiedono: questa squadra nelle ultime settimane, il Pescara, aveva giocato contro Baroni? No. Perché si è visto però un atteggiamento diverso nell'ultima gara con il Livorno rispetto al di là di Varese, anche in altre partite? I giocatori sono quelli che sono. Quando c'è la soluzione di un allenatore, questi signorini tirano sempre per un po' qualcosa di più, proprio per farsi vedere, per scaricarsi, per poter crearsi un alibi. Bruno, a Varese faceva molto caldo pure, parliamoci chiaro. Vabbè, ho capito, là è ingiustificabile. Ma no, tu prima hai detto che è decisiva la partita di domenica, di ieri. Quella di Varese pure era determinante, perché lì non è che si gioca contro Baroni, si gioca, se mi passi il termine, scazzati contro Baroni, perché non c'è un rapporto, perché l'attenzione che Baroni alimenta su se stesso poi la trasportava anche alla squadra. Questa squadra si è come liberata, una parte di questa squadra ha ripreso a fare il gioco del calcio in qualche modo. Quindi questo esonero di Baroni, secondo te, doveva arrivare prima? Ma io l'ho sempre sostenuto. Mi dispiace parlare di uno che non c'è, non è corretto. Vabbè, chiaro, però io l'ho sempre pensato e ho anche detto più di una volta: se bisogna valutare se questo Oddo, che veniva dal torneo di Viareggio brillante, eccetera, era il momento di farlo, perché questa squadra, la nostra, è una squadra che è sempre andata per così. Le ultime sei partite, tre le ha vinte con un tiro in porto o due, roba del genere, e tre le ha perse. Voglio dire, non è mai stata stabile. Perché? Perché
Non ha mai, questa squadra non è mai decollata, perché non è mai decollato il suo tecnico, è rimasto sempre così, capisci? È una squadra... William, secondo te questa, allora, secondo te partita... Paroni doveva essere esonerato, allora, quando? Dopo la sconfitta col Carpi, per esempio? Aspetta, no. Andiamo per ordine. La sconfitta contro il Varese è scaturita da una faciloneria con la quale, oppure la supponenza con la quale il Pescara pensava di vincere la partita così senza problemi, capito? E quindi credo che non ci sia stato l'impegno dovuto. L'impegno dovuto, perché guarda, io so che anche nel tennis, quando giocavo con uno scarso... Sì, ma era così, una partita decisiva quella con Varese. Come fai a non, mentalmente a non impegnarti in una gara che sai che in caso di vittoria ti può regalare la quasi certezza dei play-off? Comunque, non ci sono altre giustificazioni. Se poi vogliamo fare supposizioni che girano e circolano nell'ambiente della tifoseria, del bar, eccetera, eccetera, allora possiamo fare tante valutazioni. La mia valutazione, atteniamoci ai fatti, quelli del bar, addirittura dicono che si è venduta la partita, ma voglio dire, sono cose strane, però non si giustifica una, ma non mi venire a dire noi abbiamo vinto contro il Carpi fuori casa, mo col Varese avevamo quali problemi? Varese che giocava senza 10-11 titolari, ma 10, perciò 11... appunto con i giovani l'hanno presa alla leggera. Serena Williams, se gioca contro di me che non so giocare a tennis, se mi sono operato all'anca, mi massacra lo stesso, perché ha la stoppa, le stigmate della campionessa, della go, questi qua sono entrati in campo in quella maniera. Serena ma anche a livello fisico. Poi per quanto riguarda l'esonero di Baroni, non c'è stato mai il tempo, perché l'hanno salvato Melchiorri la prima volta contro il Brescia. A Brescia praticamente abbiamo in 3-2, 10 minuti alla fine perdevamo 1-0, e dopo la sconfitta per 5-0 in casa col Chievo. Ma vabbè, quello è un episodio, non era una squadra a perdere 5-0. Comunque, poi si è ripresa, praticamente l'hanno salvato Melchiorri per parecchio tempo, insieme a Maniero. Poi l'ha salvato Politano, poi l'ha salvato addirittura col Catania Sansovini, che da 80 metri fa il gol. Però dopo praticamente il pareggio, i rumors dicono che dopo il pareggio casalingo col Perugia, 3 settimane fa, sì, la società aveva già pensato ad un esonero, poi ci sarebbe stato l'intervento di Repetto a bloccare tutto. Beh, non lo so, poi sono valutazioni che fanno loro, perché poi alla fine, parliamoci chiaro, per me l'esonero di Baroni è stata una punizione, perché tu non puoi assolutamente, nel momento in cui si stai giocando i playoff, perdere contro il Varese con 10 ragazzini. Io credo che Baroni ha punito il Pescara. Chi è che... No, la punizione dell'esonero, la società ha fatto bene a punire Baroni all'ultima partita, prima dell'ultima partita, perché non è possibile. Però io credo che sia squadra... giusto, non so se Bruno è d'accordo, però io credo che la sconfitta di Varese abbia messo in evidenza anche probabilmente qualche carenza caratteriale di questa squadra. Senti, scusa, se tu vai a giocare a Varese e pensi di fare una passeggiata, ce ne siamo accorti all'ultima partita col Varese, ma questa è una cosa che si ripete dall'inizio del campionato. Io credo che anche i giocatori debbano avere qualche responsabilità. Sì, è chiaro che pure i giocatori, però questa squadra dispone, ripeto, di giocatori validissimi, sono validi questi giocatori, in particolare poi a gennaio con qualche rinforzo. Salamon per esempio è un centrale di tutto rispetto, no? Voglio dire, lui aveva la squadra a luglio, per la prima volta aveva anche una squadra quasi fatta, diciamo, e non è riuscito, ha cominciato con il 4-3-3 e fino a novembre abbiamo veramente patito, perché eravamo pure ultimi in classifica. Però Pescara dal penultimo, terzultimo posto è arrivato, mi ricordo, a 2 punti dal secondo posto. E anche questo è un motivo per cui la società come faceva a cacciare Baroni se stava sempre lì, le altre, in un campionato mediocre come quello a cui abbiamo assistito, che il Carpi, l'Odito dice, è una vergogna che vada in Serie A, poi si è aggiunto pure il Frosinone. Allora voglio dire, come fai a cacciare un allenatore che sta
dalla parte sinistra e della classifica, certo. E fa dei risultati altalenanti con ma non ha mai giocato bene il Pescara, mai, tranne infatti, due o tre partite, casa, tranne Trapani e Livorno. Bruno, non ha mai giocato Bruno bene in casa, dove la partita la doveva fare il Pescara, abbiamo sempre sofferto. Fuori casa con il 4-4-2 suggerito anche dalla piazza per lasciare il 4-3-3, praticamente abbiamo vinto un sacco di partite. Che fa? Nelle ultime tre partite leva per esempio Politano, le altre, e cambia modulo. Esatto, noi siamo arrivati alla 41esima partita senza sapere qual è il modulo del qual è la formazione. Questa è una squadra, dicevo prima William, lo sa, è una squadra che ha il record dei gol fatti. Sì. 69 ha vinto 8 partite Trasferta fuori casa, è arrivata a 21 punti dal co, vuol dire che la qualità c'è, soprattutto in attacco. 69 soprattutto reti in attacco, voglio sì, dire, però, no? Però abbiamo preso pure 55 sì, però, gol, 69 gol segnati, gol, tanti, vai a guardare insomma, mica non è che la difesa del Pescara quest'anno ha avuto qualche problema, insomma. Ma perché non era mai protetta, perché sì, giochi con 4 attaccanti e due mediani attaccanti, 2 centrocampisti attaccanti, chiaro, e i terzini d'attacco. Ti esponi, è chiaro che ti esponi. A certo. Allora andiamo a rivedere quello che è successo venerdì sera allo Stadio Adriatico, questo 3-0 del Pescara sul Livorno davanti a quasi 10.000 spettatori, il servizio di Alfredo Giovannozzi. Lo scossone c'è stato, il Pescara che ha conquistato l'accesso ai play-off battendo nettamente uno spento Livorno non è nemmeno lontano parente di quello brutto, scarico e deludente di Varese. Segno questo che l'esonero di Marco Baroni non è stato inutile e l'avvento di Massimo Oddo sulla panchina biancazzurra qualche frutto immediato lo ha portato. Pescara carico a pallettoni alla conquista dei play-off, ma Livorno di Cristian Panucci demotivato e scarico. E pensare che la squadra labronica aveva a disposizione 2 risultati su 3 a suo favore. Misteri del calcio. Il Pescara di Oddo parte con l'annunciato 4-2-3-1 e con Pasquato e Politano rispolverati i titolari. Poco prima del quarto d'ora, Pasquato su punizione fa vedere che la serata è quella giusta. E subito dopo, al 19esimo, il pericolo nell'area Amaranto corre sul filo Bjarnason-Pasquato con il diagonale di quest'ultimo largo di pochissimo. In campo c'è anche il giovane Torreira che al 25esimo si mette in mostra con una conclusione da fuori. Alla mezz'ora esatta poi il Pescara raccoglie i frutti di un dominio incontrastato. Fa tutto Melchiorri che si libera in aria e con una conclusione a giro sul secondo palo mette la palla che il giovane Cipriani può solo arrivare a toccare e vederla infilarsi nell'angolo. Vantaggio più che meritato e playoff che tornano a parlare pescarese. La reazione del Livorno che si attendeva veemente sta tutta nella punizione di Emerson al 41esimo con Fiorillo che devia in angolo. Poca roba insomma, tanto è vero che in avvio di ripresa Panucci prova a cambiare qualcosa inserendo Biagianti e Galabinov. Il bulgaro ha subito 2 ghiotte occasioni, la prima quando raccoglie al volo in aria un angolo ma la girata non è precisa e non c'entra la porta, clamorosa invece quella al sesto quando a meno di 2 metri dalla porta spalancata manda incredibilmente la palla al lato con un tocco che era impossibile da sbagliare. La vecchia legge del calcio allora non perdona e sul capovolgimento di fronte il Pescara raddoppia. Melchiorri va via sulla sinistra e dal fondo pesca con un preciso rasoterra la scivolata di Bjarnason che non è bulgaro ma islandese e da lì non perdona e fa 2-0. La partita è bella che è indirizzata dalla parte biancazzurra, il Livorno che già era poco convinto prima lo è ancora meno anche se abbozza una sorta di reazione andando al tiro un paio di volte dalla distanza ma senza trovare la via della rete. Cosa che invece riesce benissimo al Pescara per la terza volta in pieno recupero. Ancora una volta con Bjarnason che in area trova lo spazio e il tempo per una conclusione chirurgica che vale il 3-0, la doppietta personale e la doppia cifra nella classifica marcatori. I play-off sono così conquistati, l'obiettivo minimo stagionale è raggiunto. Adesso bisogna puntare alla Serie A. Prima stazione Perugia, martedì prossimo. La corsa di Oddo sulla panchina biancazzurra non è di una sola tratta, ma si spera che duri almeno fino al 9 giugno. Come with me. With me.
Seconda parte dell'Abruzzo del Pallone, stiamo esaminando il campionato del Pescara anche alla vigilia di questa importantissima gara con il Perugia, gara dei playoff, gara secca che si giocherà martedì alle 18.30 al Renato Curi. Vi ricordo che al Perugia potrà bastare anche il pareggio, anche entro i tempi supplementari. Il Pescara dovrà invece solo vincere per proseguire il suo cammino nella pool promozione. Allora, torniamo un attimo indietro prima di parlare di questa gara col Perugia. William, 69 gol segnati dal Pescara, un attacco che anche senza Maniero per metà stagione comunque ha funzionato, però ci sono questi gol tanti presi da questa difesa. Eppure, insomma, si diceva proprio all'inizio del campionato che la difesa era il settore da rinforzare. È vero che questa squadra spesso ha protetto poco i difensori, però probabilmente qualche giocatore nel complesso ha reso un po' al di sotto delle aspettative. Abbiamo cominciato con Pesoli, che sicuramente ha fatto degli errori grossi all'inizio del campionato, quindi praticamente i due centrali venivano sempre cambiati, però una cosa certa e certissima è, come dice Bruno, che il filtro a centrocampo non c'è mai stato, in particolare quando giocavamo il 4-3-3. E quindi Zuparic, che magari era davanti alla difesa, qualcosa ha fatto, però Zuparic centrale, nel momento in cui veniva diciamo, se davanti alla difesa, se sbagliava Zuparic c'era qualcuno che poteva rimediare dietro, ma quando giocava centrale, perché in alcuni casi veramente per effetto proprio degli infortuni di cui parlavi tu prima, abbiamo dovuto impiegare Zuparic, ed è stato sicuramente qualche errore suo per ogni partita che disputava, lo faceva sempre. Quindi diciamo che l'attacco è fortissimo, i giocatori in attacco fanno gol perché sono bravissimi. Per quanto riguarda la difesa era un po' il centrocampo, non siamo riusciti mai ad allestire un centrocampo in cui ci sia il portatore, l'incontrista con il regista che prende palla e poi distribuisce, tant'è vero che Selasi, un ragazzino che praticamente è entrato, ha dato un pochino di equilibrio in più. Però un po' di ordine al centrocampo. Ma vedi, la differenza è 69 gol fatti e 55 subiti, praticamente rispecchia un campionato altalenante, un campionato indecifrabile. Bruno, si può dire, io credo di sì, che il campionato del Pescara, adesso al di là del piazzamento playoff, è un campionato che comunque lascia un po' di rammarico, perché questa squadra ha perso a Cittadella, ha perso a Varese, ha perso in casa col Brescia, le squadre che poi sono retrocesse, ha perso per strada tanti punti anche in maniera sciocca, pur non avendo quasi mai entusiasmato sul piano del gioco, in alcune occasioni ha lasciato per strada dei punti, soprattutto in casa, dove il rendimento è stato ben al di sotto dell'aspettativa. È deluso in casa, poi ha fatto mirabilia in certe partite fuori casa, ha giocato alla grande, diciamo, prima col Carpi, a Vercelli, a Trapani, eccetera, ma non è frutto di una situazione. Era una squadra imprevedibile. Può capitare di tutto col Pescara, anche che martedì andiamo a vincere, perché il Pescara ce l'ha la qualità per vincere. E io sono sicuro che questa qua è una specie di ritorno all'antico, antebaroniano, perché questa è una squadra che, se va convinta, ha detto bene Oddo. Io non la ritengo, lo deve dire, ma ho capito che lui ci crede. Lo pensa, probabilmente. Che lo pensa. Questa è una squadra che in questo momento non ritiene inferiore a nessuna delle altre, anche su questo 3-0 che carica di entusiasmo. Il Perugia è un grande qua, il gioco, controllo, ma non ha mai quasi tirato in porta pure qua, tranne quelle capronate che abbiamo fatto noi, vinciamo 2-0. Con un uomo in più abbiamo fatto quei gol, abbiamo preso dei gol lì, Perugia, là in fondo, io stavo dalla parte di qua, l'ho visto da lontano, ma si capiva, col Perugia dico sì, i gol come li abbiamo presi, quei due. Quindi questa... Diciamo però che martedì a questo punto ha più da perdere il Perugia del Pescara, perché è vero che gli Umbri possono beneficiare di due risultati su tre, però classifica, vedi, la mano, insomma, vedi, il Perugia... Poi c'è William, che il Livorno, questo...
quando tu devi, hai due risultati su te, non sai come muoverti in campo, è difficile, perché dice, se attacco troppo non sia mai, ci scopro. Allora stiamo così, ma stare fermi così gli dai coraggio per partire. Ma guarda che è difficile quando tu hai un risultato sicuro per poter Sì, Bruno, però è difficile. Io penso che Panucci abbia, come lo stesso anche Camplone gioca a pallone, quindi praticamente non fa le tattiche. Però Panucci ti giochi playoff. Tu le partite del Pescara devi guardare tutte. E negli ultimi tempi, nel girone di ritorno, noi abbiamo fatto mirabilie fuori casa. Abbiamo vinto un sacco di partite fuori dalle Benotto, mura amiche. Come ricordava prima Bruno. In casa abbiamo sempre stentato, no? E allora sì, tu devi fare buon viso a cattivo gioco, nel senso che c'hai due risultati a favore, giochi tu in contropiede, cerchi di mettere la linea Maginot, due sì, linee come Maginot. Ha fatto l'Avellino. Io prendo l'Avellino perché praticamente c'è la partita in cui non ha fatto entrare Pasquato, che era l'unico che tirava da fuori area, però non abbiamo potuto tirare in porta. Scusa, tu hai giocato a tennis, non a pallone. Allora io voglio dire, non è che quando io mi tiro indietro per mia scelta. Ma siamo d'accordo. Mi spingono indietro perché la squadra preme quell'altra squadra, siamo perché d'accordo. Io posso andare avanti, ci vado sullo spazio, sì. William. Però con mentalità allora sì, devi avere. Ma il Pescara gioca in contropiede ed è il gioco micidiale. Ma non sempre puoi giocare in contropiede, perché dipende anche da come mette la partita e da come si mette in campo l'altra squadra. Il Livorno deve stare lì guardingo senza fare la senza con una sola punta, come ha giocato, però molto guardingo, magari cinque difensori, non cinque centrocampisti. Però alla fine sì, se dovesse subire il gol, poi forse ma abbiamo fatto due gol in contropiede. Ma il Livorno forse è sceso con la verità che dici tu, ma ha preso gol dopo 10 minuti, non può più poi giocare secondo te ad aspettare qualcosa. Perché ha preso gol dopo 10 minuti? Dopo mezz'ora. Dopo mezz'ora. Mezz'ora e 10 minuti. Ho capito. Però io credo che ci fosse anche la componente del terzo portiere del Livorno in porta, che non ha dato sicurezza alla squadra. Quando ha preso quella palla, andiamo a rivedere. Hai notato che non passavano mai la palla al portiere. Quella punizione di Politano mi sembra parata in due tempi dal portiere. Fine, è chiaro che tu giochi col terzo portiere una partita così importante. Io non sono un tecnico, però se io ho due risultati, la partita la devi fare tu. Io sto qua, mi difendo, dopodiché in contropiede posso anche fare un gol. Persa una, la pareggiate 8 e la vinta 2. Era una squadra che comunque come il Pescara degli ultimi tempi non è che avesse brillato. Io volevo un attimo parlare di Oddo, tornare a parlare di Oddo e chiedervi, Bruno, secondo te Oddo, al di là, è chiaro che molto dipenderà da quello che farà il Pescara in questi playoff, ma siccome prima dell'arrivo di Oddo si parlava di Zeman, del ritorno di Zeman, secondo te Oddo è una parentesi o al di là, di quello che succederà in questi playoff, potrebbe essere l'allenatore del prossimo non anno? Non bastare, perché una partita non basta, per qualcuno direbbe una partita, non c'è. Però se Oddo va avanti, eccetera, secondo me ha tutte le qualità con gli allenatori che abbiamo visto ultimamente qua, ma insomma, ma che stiamo a scherzare? Sette allenatori in due stagioni. Perché a 39 anni non può allenare il Pescara? Io, scusa la presunzione, non è presunzione, a 36 anni allenavo in Serie A, poi ho sbagliato tutto perché la testa mia è quella che è, però ho fatto il miglior campionato a 36 anni. Mi fanno ridere quelli che dicono ma non ha esperienza. E come me la faccio l'esperienza se io non alleno, se non comincio? Ma perché Sacchi aveva esperienza, ma perché Mourinho aveva esperienza, non avevano mai, le prime volte non avevano esperienza, non potevano averle, no? La gente dice ma non è speranza. Quindi c'è una però, prospettiva Bruno, Oddo. Sono le esigenze di un allenatore che deve iniziare ad allenare. Per me... Bene, ma però io come squadra perché devo fare scuola guida? Io capisco che costa di meno un allenatore, questo come il Milan che ha preso Sidor. Ha fatto scuola guida pure lui, perché non ha fatto scuola guida con la Reggiana. Con la Reggiana con la Reggiana, ma se valore viene fuori. Io sto parlando della Serie B che è diversa da me. La Reggiana, ma c'è la B allora, cioè io allenavo l'Avellino quando è venuto, quando giocava lì, è vinto il campionato. Vinse il campionato, perché costava poco. Perché è bravo, non perché costava, perché è bravo.
Ho capito, ma ha dovuto anche dimostrare di essere bravo. Partendo, no? partendo dalla mancanza di esperienza, perché la prima volta che ha giocato mica aveva... Secondo te, William, c'è una prospettiva... La gavetta per un allenatore è importantissima, perché poi abbiamo visto... Ma c'è una prospettiva... William, c'è una prospettiva per Oddo nel Pescara del prossimo anno, ripeto, al di là di quello che accadrà nei playoff, oppure il suo futuro eventuale a Pescara è legato al risultato dei playoff? Guarda, per quanto riguarda quello che ha fatto con la primavera, sicuramente ha dimostrato di essere bravo, però la Serie B è un'altra cosa. Sì. Per quanto riguarda il prosieguo di questi playoff, se riesce ad andare in finale oppure addirittura a vincere i playoff, chiaramente dimostrerà di essere bravo. Perché? Perché magari è riuscito a individuare i difetti di questa squadra e li ha eliminati. E quindi, per quanto riguarda poi il fatto di essere profeti in patria, qua a Pescara è un problemino, capito? Sì. Poi nel momento in cui si è cominciato a lanciare, a cominciare da Alfredo Petullà, che il Pescara ha già contattato Zeman, il quale è liberissimo perché nessuno prende Zeman se non per valutare i giovani, per... notizia rilanciata Alfredo Petullà, ma evidentemente c'era qualcosa. Appunto, sto dicendo, quella notizia praticamente fa sì che le possibilità di Otto sono limitate. Bruno, tu saresti d'accordo ad un Zeman bis a Pescara? Anche questo, che nella settimana in cui viene il nuovo allenatore, c'è la decisiva partita con il Livorno, si è parlato solo di Zeman. Io sono stato in una trasmissione, quella di Cinquino, faccio nome e cognome, e gli ho detto a lui mille volte in trasmissione, si è parlato solo di Zeman. Capisco che è una notizia ma che... Ma tu sei favorevole, saresti favorevole ad un Zeman bis a Pescara? Ma no, non lo so, non mi frega niente a me di Zeman bis. Cioè, Zeman sappiamo quello che è in Serie B, è un maestro e quindi tanto di cappello, eccetera. Però stiamo già, questo ragazzo di adesso mi piace, ha fatto delle scelte importanti, ha levato Zubaric, ha messo il ragazzo al posto di Brugman, ha fatto entrare Zubaric al momento giusto, cioè ha letto la partita, cosa che Baroni non ha mai fatto. Allora io non posso adesso aspettare che lui vada bene a Perugia o da un'altra parte per decidere se è bravo o no. Non è vero, per me ha i canoni giusti per essere bravo. Poi è chiaro, ci vuole quel po' di fortuna, quelle cose. Servono anche i risultati. Se lui comincia a vincere, cioè, diventa non bravo, diventa un fenomeno. Però indubbiamente per come si è presentato, io con calma però decido. E anche con grande umiltà. Decido, con grande umiltà. Con le idee lucide, l'umiltà non vale niente. Lui è un finto umile nel senso che uno è sicuro di sé, ecco, non che sia negativo. Però voglio dire, lui è andato con le idee chiare. Avrà avuto fortuna che ha vinto 3-0 contro un Livorno scalcinato. Però, capito, per l'impronta che io ho distinto, che non vale niente la mia, però penso che questo ragazzo, questo giovane, questo uomo, abbia le possibilità per fare l'allenatore. Allora, stiamo parlando di Oddo, andiamo ad ascoltare dunque le impressioni del tecnico proprio al 91esimo della gara vinta con Livorno. Era l'obiettivo minimo, credo, insomma. Hanno provato a fare questa mossa disperata di metri, ma hanno fatto tutti i giocatori. Anzi, i complimenti vanno a loro e il ringraziamento mio va a loro perché sono stati disponibilissimi, si sono applicati tantissimo, ho cercato di portare un pochino di serenità, un pochino di entusiasmo e molta voglia di combattere, tanto coraggio. E io credo che in 4 giorni questi ragazzi abbiano fatto stasera il massimo. A questo punto una squadra vale l'altra, c'è la squadra con più qualità tecniche, c'è la squadra con più carisma, giocatori anziani, c'è la squadra più sgorbutica, c'è toccato il Perugia, è una delle squadre che ha i playoff, è sicuramente un'ottima squadra perché è arrivata a questo punto, ma noi con grande umiltà e grande rispetto, ma non dobbiamo temere nessuno, sappiamo di essere un'ottima squadra, credo che nessuna ci sia superiore, poi ogni partita è una storia a sé, sarà sicuramente complicato, abbiamo un risultato solo, ma questo potrebbe essere anche un vantaggio. Lei ieri ha detto più volte, no, che giocare col 4-2-3-1, col 4-4-2 cambia poco,
e oggi ne ha dato la dimostrazione, nel senso che è partito con un modulo, poi è cambiato, ha rivisitato un po' la squadra e gli ha dato quello che si aspettava? Assolutamente sì, no, ma io dico questo perché non era facile oggi, perché se un calciatore ti conosce, sa quello che vuoi, sicuramente se tu cambi modulo i concetti sono solo quelli. A distanza di 3 giorni, 4 giorni di allenamento non è facilissimo. In quel momento avevo l'esigenza e il bisogno di mettere un centrocampista in più, perché è entrato Galabino, ci stava dando qualche fastidio, e ho abbassato Zuparic, che fisicamente di testa è forte, gli ho chiesto di giocargli davanti con le due mezze ali e i ragazzi sono stati splendidi. Queste le dichiarazioni di Oddo al 91esimo. Allora, sono arrivati già i primi messaggi, andiamo a leggerne alcuni, poi proseguiremo a parlare del Pescara. Tra l'altro, in apertura di trasmissione avevo detto dei risultati delle abruzzesi di Serie D nei playoff: la sconfitta del San Nicolò a Fano per 5-1, il pareggio della Miternina che si è salvata con 1-1 con il Castelfidardo. Questa sera alle 20.45 scende in campo il Teramo nella terza giornata di Supercoppa di Lega Pro. Alle 20.45 al Bonolis ci sarà la gara con il Novara. Dunque tra poco biancorossi di Vincenzo Vivarini di nuovo in campo. No, me ne dimentico, a Massimo Epifani, che sicuramente sì, certo, poi ne avremmo, Massimo, ne parleremo nella parte finale della trasmissione. Penso certo. Stia facendo una gavetta che è necessaria. Tra l'altro aveva eliminato giusto il campo basso della San Benettese nei due turni precedenti, 2-0. Quindi insomma che non sono le ultime arrivate. Allora, certo. Dicevo i messaggi, andiamo a leggere il primo che era comparso prima, eccolo qui. Volevo chiedere a Bruno Pace se e quali sono le responsabilità della società. Allora Bruno, a te la risposta, se ma ci sono delle responsabilità, forse io, il telespettatore si riferisce alla scelta di esonerare Baroni alla penultima giornata. Era farlo prima e quindi ha sbagliato a non farlo subito, non è che si deve arrivare al litigio, alla cosa per levare una giornata dalla fine, per quanto decisiva come partita. Però io mi interesso soprattutto di calcio, ma penso che la società, il presidente è un accentratore, tanto di cappello, perché ci mantiene in Serie B, insomma, con una certa dignità, con buone squadre, eccetera. Però delle volte, secondo me, senza saperlo, perché io non ho contatti diretti molti con loro, fa delle scelte. Se è vero quello che si è sempre detto, che l'allenatore, questo allenatore di prima, Baroni, c'è stato scelto da lui con imperio, cioè con decisione massima, mentre non c'era probabilmente all'inizio della stagione, ecco, una univocità sulla scelta di Baroni. Ma tu hai due direttori generali, uno generale e uno, esperto di calcio, esperto di calcio che c'è, indirizzavano altri due. Se io devo vedere un difetto, posso vederlo così da lì, ma senza esserne sicuro, perché non è che io sto dentro alle cose del così, mi sembra che lui delle volte decida insomma da solo, e da un lato fa bene, però ci ha portato in Serie B, ci tiene in Serie B. Grandi difetti non ne vedo, tranne questa superficialità un po' nello scegliere lui i tecnici, perché magari qualcuno anche da fuori città gli suggerisce quel nome, quell'altro nome, quell'altro nome, non lo so, forse sto dicendo delle sciocchezze. Però se devo vedere qualcosa di negativo, per me è questo. Ci sono, William, delle responsabilità della società. Chi opera sbaglia. Solo chi non fa niente. Solo chi non fa niente non può sbagliare, anzi sbaglia perché doppiamente, perché non fa niente. Allora voglio dire, è ovvio che gli errori si commettono, le convinzioni magari di uno non sono quelle che poi vengono condivise da altri. Però una cosa è certa, noi siamo nei play-off. Allora, che responsabilità? L'obiettivo era quello dei play-off a inizio stagione, ed è stato centrato. A me fa piacere che anche la tifoseria adesso credo che abbia posto fine a quella contestazione per le promesse fatte e non mantenute. Tutte queste promesse non le ho mai ascoltate, non le ho mai sentite. Però voglio dire, alla fine siamo nei play-off, quindi
Se qualcuno mi vuol dire invece che il Pescara avrebbe dovuto vincere il campionato con gli uomini che ha a disposizione, allora l'allenatore, quando è stato preso Baroni, eravamo anche gli addetti ai lavori. Nessuno ha contestato questa scelta perché aveva fatto un buon campionato. Aveva fatto bene a Lanciano. Quindi poi si è rivelato un allenatore che sicuramente ha sfruttato a Lanciano. E il Lanciano per un quinto di campionato è stato primo in classifica. Ma lo dice William perché non è quello che. Praticamente, praticamente è successo che Lanciano l'anno scorso era una squadra forte. È una squadra che Luca Leone aveva costruito. Beh, ci sta Casarini giusta. Che è a Bologna. Lui praticamente. Buchel che è a Bologna. De Colle pure che gioca in Serie B. Credo. Falcinelli che è uno dei. Vai a parlare con quelli di Lanciano. Però Falcinelli a Lanciano l'anno scorso segnò pochi gol. Alla fine si è, diciamo, è calata la squadra, sì. E dice praticamente la colpa dell'allenatore che non, perché, per cui Lanciano è andato ai play-off, no? Però voglio dire, era una squadra organizzata, una squadra forte, diciamo, buona per il campionato, per salvarsi e per fare un buon campionato, come è successo. È la stessa cosa perché Baroni ha fatto bene a Lanciano. Per lo stesso motivo per cui D'Aversa ha fatto bene quest'anno con Lanciano. Con una squadra probabilmente meno forte. Ha fatto bene diversamente, cercando un po' di gioco. Sì, certo. Lui invece ha vinto con i 6 gol che ha fatto lo stopper di una volta. Sì, e quei gol di Mammarella che ne ha fatti in altre 6. Sì, sì, e quando è arrivata a 10 giornate dalla fine, in pieno playoff, ha cominciato ad avere paura, che è stato il timbro che lo ha caratterizzato per tutto l'anno. Hanno questo mister e piano piano nelle ultime 10 partite ha fatto 8 punti e ha lavorato bene uno che si è mangiato i playoff quando già c'era dentro con la squadra lanciata. Poi parliamoci, voglio spendere non è che voglio spendere una parola per la società, ma porca miseria, ma anche i tifosi, no, abbiamo vissuto dei momenti gravissimi, dei momenti veramente brutti, bruttissimi. Finalmente è arrivato Peppe De Cecco che ha coinvolto altri imprenditori di cui insomma, alcuni sono rimasti, come il presidente Sebastiani che è rimasto lì con Danilo Iannascoli, che praticamente Bangoschi, e praticamente questi hanno portato avanti il Pescara. Società pulita, senza debiti, non abbiamo problemi di iscrizione, abbiamo fatto i campionati in cui magari c'è stato qualche, perché l'anno scorso parliamoci chiaro, avevamo Marino che è un grosso allenatore, no? Marino è un bravo allenatore, purtroppo è capitato in una stagione maledetta, perché quella balorda, dell'anno scorso poco buona. Quest'anno è stato commesso qualche errore sicuramente, però voglio dire alla fine siamo nei playoff e con questa squadra i cui giocatori li ha comprati e diciamo li ha scelti la società con i suoi collaboratori chiaramente. Ma se hai io credo che praticamente ci sta poco da contrattare. I collaboratori devono essere interni alla società, non devono essere i collaboratori di fuori dove arriva uno. Non lo so se ci sono allora prendiamo questo, prendiamo quello. Insomma, ecco dove ci può essere un errore, capito? Dobbiamo essere noi, le decisioni devono essere di questo nucleo qui e di questa società. Allora leggiamo qualche altro messaggio, poi casomai ne leggiamo 4-5 e poi rispondiamo perché altrimenti non riusciamo ad andare avanti. Volevo sapere da Carosella cosa pensa della contestazione dei tifosi alla società. Bene, hai parlato poco fa, però se tu ricordi c'era stato un comunicato qualche giorno fa dei Pescara Rangers, infatti, e poi mi è sembrato di vedere venerdì sera uno striscione in Curva Nord dove sono i programmi. Aspetta, William, leggiamo gli altri messaggi e poi rispondere. Intanto la contestazione poi è durata pochissimo, per cui credo che sia rientrata questa contestazione. Io ho parlato con alcuni, contestare in una alla vigilia di una partita decisiva. Con alcuni tifosi mi hanno detto, guarda, no, dobbiamo vincere, infatti, perché la cosa che sana tutto. Il momento era sicuramente questo poco giovedì. Opportuno. E venerdì abbiamo vinto e quindi adesso praticamente le cose sono appianate. Sì. Tutto qui. Non andiamo avanti, dire. Allora qualche altro messaggio, ne leggiamo 3-4 perché poi altrimenti la società ha sbagliato a non cacciare prima Baroni, forse pensandoci prima non ci ritroveremmo a dover soffrire i playoff. Beh, ne abbiamo parlato abbondantemente, andiamo avanti con il prossimo messaggio.
Prima di Perugia tappa a Lourdes, scrive questo tifoso. Beh, una benedizione. Più vicino a Meciugori. Beh, oppure Assisi, che ha due passi. Beh, non hanno la quotazione che hanno. Ma guarda che il Pescara, se fa i playoff in maniera giusta, non è un miracolo, no, perché certo, è una squadra forte. Questa squadra ha sempre rispecchiato lo stato d'animo di mister bravo. Baroni, moscio, scrive questo... telespettatore, andiamo avanti con un altro messaggio. Buonasera, ma tutta questa euforia per andare in Serie A, a che pro fare ancora belle figure come due anni fa? Saluti da Giovanni. Beh, intanto andare in Serie A sarebbe importante, poi per le figure no, ma anche perché economicamente fare A e B, no, B e A è, no, beh, è il migliore di tutti. Eh beh, sì, perché comunque tra il paracadute e i rilievi, tra il paracadute, con i tempi che corrono, con le squadre che non si iscrivono al campionato, con quelle che falliscono, andare in Serie A, prendere un contributo, poi anche da retrocessa ai paracadute, fare una squadra con cui magari tenti di rimanere in Serie A, però magari per tutte le partite, però l'anno successivo non vai in Serie C ma vai in Serie B con il paracadute, che è un contributo superiore, sono circa 7 milioni di euro. Il calcio è salvo a Pescara, almeno per con questa società che ha fatto bene. Economicamente l'ideale è proprio questa altalena A, B. Per esempio il Cesena lo scorso anno, se non fosse andato in Serie A, avrebbe rischiato seriamente, la promozione in Serie A, insomma, è servita per rinvigorire le casse bianconere. Sì. Io credo, dico a tutte e due, anche ai telespettatori, io credo che nei confronti di Sebastiani, il presidente, ci sia una credine personale, per altri motivi probabilmente, ma se no calcisticamente, che non riesco a capire, stiamo facendo una società pulita, si contesta, siamo nei playoff. Poi volevo chiedere a Bruno qualcosa sul mercato che ci sarà a breve, perché ci sono diversi giocatori del Pescara che hanno tante richieste. Vediamo se c'è qualche altro messaggio, perché poi dobbiamo andare in pubblicità. Oddo, riportaci in Serie A, scrive questo telespettatore. Andiamo avanti, vediamo se c'è ancora un altro messaggio. Eccolo qui, la differenza fra Oddo e Baroni si è vista sul 2-0. Oddo ha messo un attaccante, Sansovini. Baroni, scrive questo telespettatore, avrebbe messo un difensore. La differenza sta nell'atteggiamento. Non è avvenuto mai, anzi li abbiamo anche rimproverato molte volte. Vediamo se c'è un altro messaggio. Ma che dite se ci andiamo, Sebastiano, ce la fai a restarci? Dice quest'altro telespettatore. Intanto sarebbe importante andare in Serie A, poi... Il dopo ci sarebbe tempo per pensarci. Proseguiamo con qualche altro messaggio. Ma tu, se ce la fai in B, a maggior ragione ce la fai in A, dove si guadagna di più. Certo. Bravo Bruno, Baroni a Lanciano è stato un fallimento. Beh, non ha detto Bruno che è stato un fallimento. No, non giocava per vincere, ma giocava per non perdere. Fortunatamente l'ha preso il Pescara. Fortunatamente l'ha preso il Pescara. Ora prendetevi d'Aversa. E questo è un tifoso del Lanciano, però. Ora prendetevi d'Aversa. Però il cartellone quello simpaticissimo, Arpietus undundit, quello è stato mondiale. Simpatico questo telespettatore di Lanciano. Allora, seconda pausa pubblicitaria, ci fermiamo, poi torneremo per la terza parte dell'Abruzzo del pallone. Come with me. Come with me. Di nuovo in diretta, terza parte dell'Abruzzo del pallone. Stavamo parlando proprio delle vicende del Pescara. È chiaro che in questi giorni, di queste ore, soprattutto il Pescara a tenere banco, perché le altre abruzzesi, il Teramo questa sera gioca l'ultima giornata di Supercoppa, ma ovviamente sta pensando alla prossima stagione in Serie B. A Lanciano si guarda al futuro, abbiamo parlato anche del Lanciano con Bruno Pace e William Carosella. Io volevo chiedere a Bruno, a proposito del Pescara, perché qualche telespettatore ha scritto le responsabilità della società, però il mercato dell'estate scorsa è stato un mercato credo buono, perché se è vero Bruno che, come si legge sui giornali, Melchiorri ha diverse richieste, Selasi ha richieste, Memusciai ha richiesto dalla Serie A, Salamon ha richieste sia in Serie A che in Serie B, Politano ha diverse richieste, allora questi giocatori evidentemente hanno fatto bene
e sul mercato avranno anche un prezzo importante che la società potrà eventualmente... Sì, hanno fatto bene individualmente perché hanno giocato a briglie sciolte e individualmente hanno dimostrato tutto il loro valore. Politano per i suoi rientri, i suoi guizzi, anche se è sempre quello, il rientro così. Melchiorri così è addirittura elegante nella sua ricerca della profondità, grande tecnica eccetera. Biana, sono tutti giocatori di valore che però non hanno mai costituito una squadra, hanno costituito un gruppo tecnico notevole e lo hanno dimostrato appunto facendo tutti quei gol che hanno fatto. Quindi secondo te, insomma, quest'estate però c'è il rischio che il Pescara possa perdere... Magari ci fossero richieste per tutti, c'è movimento di mercato. Melchiorri si dice piace al Carpi, per esempio. Chi? Melchiorri... Ma mica so, dice... al Carpi piaceva al Cagliari, piaceva a tante squadre. Un giocatore come Melchiorri, in una giornata tipo, come quella di venerdì, piace un po' a tutti, sa giocare al calcio, non è questione. Ha fatto anche 13-14 gol, ne ha fatti fare tanti, perché molti su passaggi suoi, cioè ne ha sbagliati tanti, cioè un giocatore che è stato frenato da qualcosa prima, qualche problema, ma che è un giocatore di valore assoluto, mentre i vari Pasquato, Caprari, cioè, sono promesse che non hanno mai smesso di fare le promesse, non hanno mai mantenuto quello che devono mantenere. E soprattutto Caprari. E sono rimasti, ma anche Pasquato, troppa sprazia, adesso gioca bene, c'ha qualità. Però ha segnato anche diversi gol, Pasquato, ha una media gol minuti giocati abbastanza alta. D'accordo, perché viene dopo, insomma, questo litigio continuo con l'allenatore, questo senso di ribellione ogni tanto, se non, le cose non gli vanno come devono andare, quindi voglio dire, la qualità c'è e dietro, sai, dietro insomma è un po' diverso, bisognerebbe rivedere qualcosina. Anche Zuparic e Bjarnason. Tra l'altro Bjarnason 10 gol quest'anno, io insomma credo che quest'estate per l'islandese arriveranno richieste. Sì, non sarà facile trattenere Bjarnason. No, anche perché infatti lui quando è finito il mercato di gennaio è un po' esploso, perché prima si vede che con la mente stava pensando dove doveva andare. Poi si è immedesimato nella causa. Nella causa. William, allora entriamo... Però non da mezzala, lo fanno giocare mezzala. William, entriamo allora in clima Perugia-Pescara, questa gara martedì, gara secca, Pescara deve vincere, si giocherà in uno stadio pieno, sarà una bolgia il Curi. Lo sai perché? Sì. Perché non ci sarà Rossi squalificato. Abbiamo visto tutti, Pescara fuori casa vince le partite perché gioca con le ripartenze, con i contropiedi. Il Perugia, che ha due risultati utili a favore, potrebbe incappare in una sconfitta, che noi speriamo tutti avvenga. Perché? Perché il Perugia non sa difendersi, non può cambiare, diciamo, veste. E il Perugia gioca perché Camplone, infatti a me ha divertito il Perugia, che immeritatamente perdeva 2-0 qui, perché immeritatamente... Sì. Perché praticamente c'è una lezione di gioco. Sì, non ha mai tirato in però, ecco, appunto, però aveva Falcinelli e l'altro che mancavano, Ardemagni, quindi non ha tirato. No, Ardemagni c'era. Non c'era Falcinelli, c'era Ardemagni. L'altro, come si chiama? Berre. No, vabbè, comunque, al di là di questo, credo che Fabinho non possa fare altro che giocarsi la partita in maniera... Io credo, cioè credo, che non è che lo credo da io, poter credo essere così. Ferita o colpita. Bruno, sarebbe importante segnare subito un gol. Siamo tatticamente avvantaggiati noi, sembra una barzelletta, perché noi andiamo lì sapendo di dover fare quello che dobbiamo fare, quello è il nostro obiettivo. Loro invece, avendo due risultati... faranno partita eccetera, però saranno sempre un pochino frenati perché non vanno a cercare con la massima determinazione l'affondo. Chi giocherà al fianco di Memusciai? Se c'è Serasi io farei giocare Serasi, però lui conosce molto bene sto ragazzo, che è piaciuto anche a me, perché in silenzio lui sa fare un po'... Però un'altra bocciatura per Brugman suonerebbe... Ma questi qui dobbiamo vincere, giocare, non è questione... Brugman, quindi Memusciai e Brugman insieme adesso, Memusciai e Brugman insieme non possono giocare?
Per me no, cioè non posso giocare, per me posso giocare meglio Memucciai, Brugman con Selasi o Brugman con Torreira magari, ma non perché Memucciai è un generoso, ma sempre, ma non lo vedete che lui corre in continuazione, spesso si trova sotto la porta eccetera, ma poi alle spalle chi ci va? Non ci vanno. Beh, ha segnato anche qualche gol sia sul rigore, sì, ma insomma va, è stato un campionato, si prende le responsabilità. Lui si presenta in attacco, lui va sempre, capito che ti voglio dire, invece Selasi non va mai, sta sempre lì, sbaglia, fa le cose semplici, leggere, ma è un muro, è un contrasto. Beh, Selassie è stata una lieta sorpresa del Pescara. Allora, ci saranno 800 tifosi biancazzurri al Renato Curi, tanti biglietti messi a disposizione dei tifosi pescaresi dalla società Umbra, biglietti che ovviamente verranno polverizzati in pochissime ore, dunque Pescara che comunque potrà contare su questa piccola fetta del Renato Curi, dove si annunciano circa 17-18 mila spettatori. Parlando ancora di questa gara col Perugia, poi Bruno, c'è questa sfida tutta pescarese tra Andrea Camplone e Massimo Oddo, insomma. Ma là Camplone si sentirà grifone in quel momento, quindi sarà più perugino che abruzzese, giusto, lavora per il Perugia, quindi è Massimo Oddo di Pescara, ma no, non penseranno sicuramente al dove sono nati e chi sono, cercano di fare gli allenatori meglio possibile per vincere più possibile. William, tu che partita prevedi anche da un punto di vista tecnico-tattico, cioè, tattico anche? Il Perugia farà una partita come ha sempre giocato, dando spettacolo anche perché gioca bene, e il Pescara col 4-4-2 in contropiede può vincere la partita. Allora, abbiamo parlato prima del Lanciano che ha chiuso la stagione con la sconfitta di Bologna, ovviamente in casa rossonera si pensa alla prossima stagione, al prossimo campionato, un Lanciano che comunque quest'anno ha chiuso il torneo in maniera più che dignitosa, mancandosi il piazzamento playoff, ma conquistando con anticipo la salvezza. Abbiamo prima parlato proprio anche con Bruno Pace e William Carosella brevemente dei rossoneri, e proprio nei prossimi giorni, nelle prossime ore direi, potrebbe arrivare l'ufficialità per il rinnovo del contratto con Roberto D'Aversa, che dunque dovrebbe essere anche il prossimo anno l'allenatore del Lanciano. E ora Maurizio Daguì in regia ha inquadrato questo striscione che ci aveva portato William, striscione esposto dai tifosi del Pescara, se non vado errato, nella gara di Lanciano. Vogliamo spiegare il senso di questo striscione? Praticamente ci sono degli sportivi, non tifosi, nel senso che anche tifosi del Pescara, che hanno esposto questo striscione simpatico, non credo che sia offensivo, insomma, perché è una cosa su cui si può sorridere, diciamo, no? Ed ha avuto un grosso successo, nel senso che, perché la verità è che Baroni alla tifoseria non è mai piaciuto, diciamo, non era molto simpatico. E quindi dopo che è successo questa partita Lanciano Pescara, hanno fatto un appello ai tifosi del Lanciano, Arpietro Sundondi, ma non credo che sia stata accolta, perché i tifosi del Lanciano a fine campionato avevano contestato duramente. Sì, dopo la partita col Pescara, insomma. Poi hanno confermato D'Aversa. E poi ormai. Ecco, per esempio, certa... faccio una domanda: D'Aversa ha fatto bene? Sì. Può allenare il Pescara? Sì. Perché no? Potrebbe. Camplone potrebbe allenare il Pescara? Beh, io credo di sì. Vedete, ce ne sono tanti. Beh, tanti, però, per qualche settimana, nella famosa estate di qualche anno fa, è stato l'allenatore del Pescara, poi ci furono quelle vicende anche no, l'abbiamo già spiegato, no? Praticamente che cosa è successo, no? Camploni non è che viene definito traditore, quando invece Andrea Iaconi lì decisero tutti di andare Pincioni via in America. Andrea Iaconi era rimasto soltanto Claudio Di Giacomo, il vicepresidente, sì, sì, ma non c'era nessuno praticamente. Allora Iaconi ha detto: dimettiamoci tutti,
Pure Visci, quel ragazzo che praticamente lavorava con il Pescara, ha dovuto dimettersi. Quanti, io stavo a ma lo ha spiegato, Camplone, insomma, ha spiegato qualche giorno fa, proprio prima di Pescara Perugia, quello che, era accaduto in quell'estate. Allora, l'allenamento era a Castel di Sangro e mi ricordo che Camplone e Massara, che era il suo vice, spiegarono che avrebbero dato le dimissioni perché la strategia era quella di non far tornare Pincione nel momento in cui magari non c'era nessuno che poteva gestire la cosa. Invece che è successo? Che è stato suggerito a Claudio Di Giacomo, vicepresidente, il nome di Multineddu, il quale Multineddu ha contattato Lerda e ha preso l'allenatore, poi ha telefonato a Lucifora, sono andati al mercato senza soldi, hanno fatto una buona squadra. Con un allenatore quasi con zero euro, senza non l'ha preso Lucifora, l'ha preso, volevo dire che E quell'anno presero anche Sansovini, se non ricordo male, presero anche Sansovini in quella stagione. Presero Sansovini, ma presero anche il centrale del Napoli, che praticamente Lucifora raccontava sempre che era andato all'orecchio a Pierpaolo Marino e dire dammi Romito. Ed era un centrale forte. No, bravo. Marino pensava che lo volesse baciare perché è andato all'orecchio e dammi Romito. Allora, abbiamo parlato del Lanciano qualche istante fa, andiamo a vedere il servizio su questa ultima gara dei rossoneri di campionato, questa sconfitta al Dall'Ara di Bologna, una sconfitta ovviamente indolore ai fini della classifica. Alessio Giancristoforo. Ultimo atto concluso con una salvezza e con la possibilità di staccare la spina e ricaricare le pile. Se ne riparlerà a metà luglio per il quarto anno consecutivo in serie cadetta. Al Dall'Ara il Lanciano lascia l'intera posta in palio ai padroni di casa, ma proprio ai padroni di casa i tre punti servivano tantissimo. D'Aversa ripropone la difesa schierata contro lo Spezia a metà campo, Paghera con Di Cecco e Vastola, mentre in avanti Cerri fa la punta centrale con Piccolo e Grossi. Al quarto, punizione dell'ex Gianluca Sansone dal limite dell'area, palla al centro ma Ferrario sbroglia in corner. Al nono, gol annullato al Bologna per fuorigioco, Bologna in avanti e la pressione felsinea si concretizza in rete al minuto 16, angolo rosso-blu, allontana Cerri ma il destro da fuori area di Mbaye e fulmineo ed imparabile per Nicolas, 1-0 dunque per i padroni di casa. Al 31esimo si rivede il Lanciano, Piccolo a volo catapulta una palla al centro dell'area dove c'è Di Cecco, ma il tiro del motorino virtussino viene parato senza problemi da Da Costa. Al 40esimo è il turno di Mancosu che scappa via sul filo del fuorigioco, conclude a rete ma il tiro del numero 10 si spegne sulla parte esterna della porta frentana. Un solo minuto di recupero nel primo tempo nel quale Baracani mostra tre gialli a Ferrario, Conti e Trust, tutti e tre diffidati, tutti e tre che salteranno la prossima gara ufficiale. Nella ripresa le emozioni si assottigliano e qualche spunto interessante affidato solo a intuizioni personali. Qualche cambio in casa Virtus, entrano prima Thiam e poi Agazzi, mentre al 32esimo è Paghera a calciare una punizione dalla distanza ma Da Costa para in due tempi. Al 35esimo l'occasionissima Ghiotta, ce l'ha Thiam ben servito e bravo a scattare sul filo del fuorigioco, ma il tiro del senegalese fa la barba al palo. Altro cambio, entra nel finale anche Elio De Silvestro, ma il risultato finale non si schioderà, anche se l'ultimo acuto è da registrare proprio quello di un tiro di De Silvestro con Da Costa che attutisce l'insidia.
poi il triplice fischio finale, Bologna nei playoff, ma da quarto classificato. Lanciano invece con la mente e le gambe già al prossimo campionato di Serie B, il quarto consecutivo per i colori rossoneri. Ecco qui dunque il servizio che abbiamo visto di Alessio Giancristoforo su questa sconfitta, ripetiamo, indolore dei rossoneri. Noi chiudiamo il capitolo ampio sul Pescara e sulla Serie B in generale. Ora parliamo di Serie D, perché come vi dicevo, quella di oggi è stata una giornata agrodolce per le nostre formazioni. Nei playoff il San Nicolò è stato sconfitto per 5-1 a Fano, finisce dunque la corsa dei ragazzi di Massimo Epifani, a cui va ovviamente il plauso per una grandissima stagione. E poi una partita importante si è giocata al Comunale di Scoppito, dove la Miternina ha pareggiato per 1-1 ai supplementari. Ecco, stiamo vedendo le immagini della gara giocata questo pomeriggio al Comunale di Scoppito. Vedete tanti tifosi anche del Castel Fidardo presenti nel settore distinti, Castel Fidardo in maglia bianco-verde, a Miternina padrone di casa in maglia giallo-rossa. Vedete una prima occasione per la formazione marchigiana, che era chiamata a vincere perché in stagione regolare si era piazzata in una classifica, aveva ottenuto un piazzamento di classifica peggiore. È accaduto tutto nel secondo tempo per quanto riguarda, vedete, gara che si è giocata sotto la pioggia, tra l'altro partita molto nervosa che ha visto anche tre espulsioni di Ciccio nella Miternina, Benelli e Cerverini nella formazione marchigiana. Vedete qui c'è il rigore per la formazione di casa, la battuta di Torbidone ed il gol. Siamo al 27° del secondo tempo, passa in vantaggio la Miternina, il gol di Torbidone al 27° del secondo tempo, dunque si sblocca il risultato 18 minuti dal termine, ma passano pochi minuti e c'è il pareggio della Miternina. Anche in questo caso c'è un rigore, vedete anche l'espulsione di Ciccio della Miternina, e calcio di rigore, penalty comandato dal direttore di gara in favore del Castelfidardo. Cavaliere si incaricherà della battuta del penalty. Tra l'altro la Miternina resta in 10 proprio per l'espulsione di Ciccio. Cavaliere dal dischetto, la battuta del giocatore marchigiano che vedete il tiro, il gol, spiazza il portiere della Miternina. Dunque al 29° del secondo tempo c'è il pareggio del Castelfidardo, ma questo risultato di parità non basta ai marchigiani, dunque poi si arriverà ai tempi supplementari. E vedete qui c'è la prima espulsione del giocatore del Castelfidardo, vedete doppio giallo, Castelfidardo che resta in 10 per l'espulsione di Benelli e poi resterà in 9 per l'espulsione. Ecco qui, fallo da dietro, fallo da Tergo del numero 3, guardate che bolgia il Comunale di Scoppito, viene espulso anche Cervellini. Il Castelfidardo resta in 9 uomini e poi la partita si concluderà ai tempi supplementari con il risultato di 1-1, risultato di 1-1 che ovviamente fa felice, ha fatto felice la formazione giallorossa, la formazione della Miternina. Ecco il triplice fischio finale, la Miternina, no, il triplice fischio finale non era quello, perché quello era l'inizio del tempo supplementare, tra poco ci sarà invece la fine della gara. Come detto, ai tempi supplementari il punteggio resterà sull'1-1 e dunque non ci sarà ovviamente battere i rigori, perché ai tempi supplementari resta la parità e dunque ecco l'inizio del secondo supplementare, una gara che non voleva più terminare, quella della forma di Scoppito. Come detto, un risultato importante per la squadra del tecnico Angelone, ovviamente soddisfatto a fine partita. Ancora un'occasione molto pericolosa della formazione di casa, vedete poi tanti capovolgimenti di fronte, in questo caso c'è un attacco del Castelfidardo con questa parata importante del portiere aquilano. Dunque gara
molto molto vivace, come abbiamo visto tre espulsioni, grande nervosismo, ora un fallo commesso ai danni di un giocatore della Miternina. Non c'è più tempo, finisce la gara e vedete che esplode la festa dei tifosi e dei giocatori della Miternina, grande entusiasmo. Miternina che pareggia con il Castelfidardo e ottiene la permanenza nel campionato di Serie D, che equivale quasi alla vittoria di un campionato per la squadra aquilana, che dunque anche nel prossimo campionato, nella prossima stagione, parteciperà al campionato nazionale di Serie D. Oggi ha scoppito per noi c'era Andrea Costantini, che al termine della gara ha ascoltato il tecnico della formazione aquilana. Ascoltiamo. Angelone, il traguardo è stato centrato, è inevitabile soffrire, però è un traguardo assolutamente meritato. Oggi è stata una partita tirata, perché anche le condizioni del campo, con la pioggia il campo era insidioso, quindi era una partita aperta a qualsiasi risultato. È stata ben giocata da tutte e due le squadre, tanto che sono state pericolose e loro all'ultimo minuto hanno avuto la palla per vincere e noi un minuto prima per chiuderla. Però un plauso va ai miei ragazzi, perché come sempre ci hanno creduto tutto l'anno, non hanno mollato, l'avevamo detto, noi ci dobbiamo salvare anche all'ultimo secondo, all'ultimo pallone, però ci dobbiamo salvare, e così è stato. Ho avuto la fortuna di allenare un gruppo di ragazzi che mi hanno mollato, soprattutto nel mese di gennaio e febbraio, dove era tutto nero, infortuni, squalifiche del campo, squalifiche dei giocatori, non si riusciva a venirne fuori. Vi sono stati bravi, alla grande ne sono venuti fuori, hanno meritato di fare i play-out in casa, un po' più di fortuna. Si poteva anche uscire dalla griglia play-out perché mancava un punto, però ecco, noi siamo nati per soffrire. Questa è una squadra giovane, una squadra che deve crescere tantissimo, tutto per fare questa categoria. E ci ritroviamo salvi, ci ritroviamo anche con un bilancio positivo, perché abbiamo vinto il premio dei giovani, abbiamo valorizzato un 98 che probabilmente troverà posto tra i professionisti, quindi anche a livello economico non so, ci siamo salvati, ma siamo andati in attivo, quindi quest'anno è stata un'annata positiva sotto tutti i punti di vista. Mister, si è fermato il cuore sull'occasione che hanno avuto alla fine della partita? Ma il cuore era fermo dall'inizio del secondo tempo supplementare, quindi non perché, come ho detto prima, era un campo insidioso, dove loro poi nelle mischie sono bravi perché sono strutturati, hanno 5-6 persone altissime, e quando mettevano questi palloni in aria noi un po' come struttura fisica soffrivamo, quindi abbiamo evitato al massimo di fare calci da fermi ed eravamo lontani dall'aria. Sì, quell'azione è stata un po' lo specchio di tutto il campionato, forse siamo avuto la fortuna a quell'azione, quella non abbiamo avuto prima, però è pure vero che un attimo prima Gizzi a tu per tu col portiere, se va dentro arriva dentro la porta con la palla, preferito di dare la messa fuori, quindi diciamo che la partita la potevano vincere tutte e due le squadre, però alla fine l'ha vinta chi l'ha meritata. Per chiudere, parlavamo prima un po' di un bilancio statistico, una serie di promozioni, ora una serie di salvezze, Scoppito mantiene la Serie D, Angelone cosa farà? Ma noi abbiamo fatto due promozioni e tre salvezze che sanno tanto di vittoria del campionato, non è per vantarsi o d'altro, però basta guardare il curriculum dei nostri ragazzi per rendersene conto. Angelone quello che farà adesso, si gode quest'ennesima salvezza, poi si vedrà. Questa è la dichiarazione, questa è l'intervista di mister Angelone, ascoltato al microfono di Andrea Costantini, nostro inviato oggi a Scoppito per questa gara tra Amiternina e Castelfidardo, 1-1 il finale. Amiternina che si salva domani nel corso del TG6, della nostra prima edizione, vi proporremo ovviamente il servizio completo su questa gara. A proposito di partite, si stanno giocando oggi si sono giocate alcune partite per quanto riguarda i playoff promozione di Lega Pro, e vi posso dire che Reggiana-Bassano, gara che riguarda il girone B di Lega Pro, dove il Teramo ha trionfato con la promozione diretta in Serie B, è terminata 0-0, dunque un pareggio che mette il Bassano nelle migliori condizioni in vista della gara di ritorno. Si sta giocando il 68esimo minuto al Sinigaglia di Como, 1-1 fra Como e Matera. Siamo quasi in conclusione, vi dicevo in apertura di trasmissione che alle 20.45 si giocherà al Gaetano Bonolis di Teramo la gara 3, l'ultima della Supercoppa
di Lega Pro appunto fra Teramo e Novara. Abbiamo le formazioni delle due squadre, ci sono state inviate dal nostro Alfredo Giovannozzi, vediamo se possiamo metterle in video per vedere dunque i 22 che scenderanno sul terreno di gioco tra pochi minuti, tra circa una ventina di minuti al Bonolis. Vi ricordo il Teramo in gara 2 sconfitto per 3-1 sul campo della Salernitana. Allora, sono arrivate le formazioni, andiamo a leggerle insieme. Teramo si schiera con Tonti, Scipioni, Perrotta, Cenciarelli, Caidi, Speranza, Bucchi, Amadio, Donnarumma, La Padula, Di Matteo, in pratica quasi la formazione titolare per i biancorossi. In panchina K, Masullo, Di Paolo Antonio, Fiore, Lulli, D'Egidio e Petrella. Il Novara risponde con Montipò, Vicari, Bergamelli, Garofalo, Miglietta, Gavazzi, Dickman, Bianchi, Della Rocca, Buzzegoli e Corazza. In panchina Tonozzi, Ludi, Garufo, Faragò, Martinelli, Schiavi ed Evacuo. L'allenatore è Domenico Toscano, il direttore di gara, il signor Francesco Fiore di Barletta. Questo per quanto riguarda la gara fra Teramo e Novara, che vi ricordo inizierà alle 20:45. Siamo giunti al termine di questo. Ha perso. Quanto mi San Nicolò, sì, 5-1. Tra l'altro ne parlavamo prima, complimenti comunque a Massimo Epifani, grande campionato. Tra l'altro lo avevamo ascoltato telefonicamente domenica scorsa dopo la vittoria di Campobasso. In settimana c'era stato il successo di San Benedetto. Una domanda a proposito di Massimo Epifani, anche l'anno scorso, secondo te Epifani resterà anche il prossimo anno a San Nicolò Bruno? Io mi auguro di no per lui, perché ha dimostrato in questi due anni di poter ambire, con tutto il rispetto per San Nicolò, ambire. E d'altra parte ci sono delle voci, delle chiacchiere, insomma, io adesso non lo so di preciso, però ho sentito parlare del Grosseto, dell'Ascoli, insomma di altre squadre. Io sono un chiacchierone, però così, e quindi squadre che lui, insomma, di blasone, che lui ha dimostrato di poter continuare a fare questa professione. E anche bene. Un plauso a Massimo Epifani, ovviamente un in bocca al lupo a lui per una carriera ricca di successi. Per Massimo, veramente, perché è stato sempre un ragazzo serio, un ragazzo... Infatti, e poi, bravo allenatore, ma soprattutto ragazzo serio. Anche il padre che c'è giusto alle macchine. Carlo, per carità. Che tra l'altro è un nostro telespettatore fedelissimo. Esatto. Per chiudere, io voglio esprimere il mio disappunto per quanto riguarda quelle storie del calcio scommesse con l'Andrangheta e con personaggi e noi conosciuti che praticamente adesso sono coinvolti in questa storia, che spero che non sia vera, però a me dispiace tantissimo, perché questo ne va va a detrimento, queste storie vanno a detrimento del calcio tutto in generale, per cui noi siamo garantisti, credo noi tutti, quindi ci auguriamo che le persone coinvolte siamo in questa inchiesta, però in riescano a dimostrare, abbiamo visto che avevamo torto per essere garantisti. Ancora finisce quello di Cremona, che già ogni paio d'anni ne parte uno. Però poi tra l'altro sempre verso il finale di stagione la foto di Bruno Pace, vedi? Oddio, due Bruno, cado all'indietro, ma che è legge? La foto di lì hai fatto gol tirato per la maglia un difensore. La foto di Bruno Pace e con che maglia? Col Bologna. Guarda il pubblico là dietro. Tra l'altro Bruno Pace quando va a Bologna viene sempre accolto con simpatia, senz'altro. Beh, Bologna è una piazza importante, che ha vinto anche qualche scudetto e che di giocatori ne ha visti passare nella sua storia. Ma noi ogni tanto ci ritroviamo, chi arriva con due bastoni, chi arriva con Scutti per anni, e insomma chi purtroppo non c'è più, altri che non stanno bene. Haller che tipo era? Haller è tipo un napoletano travestito da tedesco, però è morto anche lui. E quello che mi scoccia un po' è che sono morti tutti della stessa cosa, perché là ci riempivano di pillolette, noi come dei cretini, perché pensavamo da scemi che tu vitamine. Le mettevano sopra il tavolo dello spogliatoio, chiunque passava faceva
Cioè, come va? Cioè, e insomma, pensavamo di poter. Sono tutte vietatissime adesso. Bah. E io ogni tanto quando leggo i giornali dico: ma. Vabbè, allora non erano vietate, quindi si poteva fare. Va bene, abbiamo chiuso con questa bella foto di Bruno Pace, che io ringrazio perché mi aveva promesso che di venire a trovarmi nell'ultima puntata e ha mantenuto la promessa. No, ma perché mai? Perché sono una persona seria, qualcuno non pensa. Però, sia siccome così. Insomma, tu sei richiestissimo, sei richiestissimo in tutte le trasmissioni, mi avevi promesso che mi saresti venuto a trovare nell'ultima trasmissione, e sei venuto. Quindi io, se permetti. A me questa cosa fa piacere e mi piace rimarcarla. Un regalino me lo potevi portare, un gelato, adesso cercheremo di fare qualcosa. Una birra. Grazie Bruno, grazie ovviamente a William che è venuto diverse volte in questa trasmissione, l'ultima trasmissione di questa serie con l'Abruzzo del pallone. Ci fermiamo per qualche settimana, per un paio di mesi, poi ritorneranno i campionati, ritornerà anche l'Abruzzo del pallone. A me non resta che ringraziarvi, ringraziare anche Maurizio da qui in regia. Buona serata, buona estate a tutti e a risentirci. Uh-huh.